Ed eccoci qui ben ritrovati per questa seconda parte di Prima di tutto. È tornato a trovarci l'assessore dalle 13 deleghe, ovvero Valdo Di Bonaventura. Buongiorno, Buongiorno a tutti, buongiorno. ben trovato, insomma sei venuto diverse volte in questi spazi. L'ultima tra l'altro ti ha anche intervistato il nostro direttore Walter Cori. Però sai, gli argomenti sono sempre tanti con Valdo Di Bonaventura perché appunto ricordiamo che ha 13 deleghe, sono tantissime, 13 deleghe che però insomma non riesce a farsene togliere perché lei vorrebbe magari darla via a qualcuno. Ma No, no, il vero no. problema è comunque che abbiamo un numero ridotto sempre più di dipendenti, quindi a livello proprio amministrativo mancano i dipendenti, quindi diventa difficile poi avere riscontri e portare avanti le procedure in maniera rapida. Questo è il vero problema, forse il problema più grande che questa amministrazione deve affrontare è quello della mancanza di dipendenti. C'è un continuo pensionamento, negli anni da 480 dipendenti siamo arrivati a circa con gli ultimi pensionamenti un 240-245 Ma non c'è neanche dipendenti. possibilità magari di Sì, reinserire, ma le procedure, sa sono molto benissimo, sono molto complesse. complesse e lunghe, quindi questo sarà il problema dei problemi di questa amministrazione. Perché poi la burocrazia non è diminuita, anzi è aumentata. Oggi quando si porta avanti procedura si parla di PEC, si parla di piano economico gestionale, di PEG, si parla di DUP, sono tutte procedure complesse che comunque poi allungano i tempi, condizionano le scelte e quindi è Ma veramente oggi, esatto, difficile. Oggi ci vuole un gran coraggio ad andare ad per amministrare. fare un amministratore stavo dicendo questo, che lei non ha neanche una segretaria o comunque qualcuno Nel che riesca a 2004 le seguire. mie deleghe ce l'avevano tre assessori con tre segretari, oggi io non ho la segretaria, Quando non ho questo nel nel 2004? 2004, io non ho il coraggio di chiederlo perché veramente mancano dipendenti, quindi avere, però sarebbe utile poi per avere riscontri, per appuntamenti più precisi, puntuali, per non dimenticare nulla, sarebbe utile, però onestamente mi sembra veramente non ho il coraggio di poter chiedere questo tipo di aiuto perché mancano i dipendenti, quindi cerchiamo di impegnarci al massimo, i risultati non sono eccezionali, qualcosa si vede, vorremmo fare molto di più, però dobbiamo anche cercare di organizzarci al meglio. Dopo questo primo anno sicuramente cercheremo di dare una maggiore organizzazione alla gestione del verde per il prossimo anno. Ecco, parliamo del verde, infatti. Ma il verde rispetto al primo anno, all'inizio dell'anno scorso, abbiamo sicuramente aggiunto migliorato il lavoro, migliorato, diciamo, gli interventi sono raddoppiati perché adesso ad oggi abbiamo ultimato tutto il secondo sfalcio nei parchi gioco, quindi tutti i parchi gioco sono abbastanza ordinati. Si crea spesso questo problema delle cartacce e dei rifiuti, Ecco, siamo stati al DOF a San purtroppo. Nicolò. Ma purtroppo, sai, io invito sempre le E imprese anche lei che. c'era, quindi ha visto, ha Sì, ho toccato con visto, mano la tocco con mano perché situazione. io normalmente sono sul campo, controllo i lavori. Purtroppo devo dire che l'impresa, nonostante io spesso li sollecito a raccogliere, ma loro non sono tenuti a raccogliere i rifiuti prima di fare il lavoro dello sfalcio, anche perché onestamente i prezzi che andiamo a pagare loro sono prezzi bassissimi, devono pedalare e correre per avere poi la Ma lì possibilità la di. questione della Teramoambiente si è chiarita, no? Per Ma sapere lì se la Teramoambiente la può effettivamente Teramoambiente, ma operare. guarda, fanno molta confusione perché la Teramoambiente si ha detto io lo posso prendere, ma dobbiamo concordare, andare a una delibera di giugno e concordare il Cioè, prezzo. Quindi c'è un è po' di vero che il confusione. comune paga O dovremmo, due non paga due volte, perché noi dovremmo lasciare Piazza Progresso, ma si immagina Piazza Progresso dice no, già deve, anche se gli spazi verdi di fatti sono pochi, Beh, sì. non è vero che, cioè, non risulta perlomeno le carte che ho visto, sti 8, il problema è che decidere se rimane Piazza Progresso e Giardini Boffi vengono fatti, dobbiamo fare una delibera di giugno dove autorizziamo il comune poi a, diciamo, a dare in gestione quel giardino diciamo che comitato di quartiere di San Nicolò, è vero un comitato attento ma anche molto polemico, secondo me più del dovuto. Noi stiamo cercando di dare, come giusto che sia, la massima attenzione a San Nicolò perché è un grosso centro urbano, una grossa frazione. E quindi merita tutta l'attenzione, però ho l'impressione che spesso si polemizza anche in maniera eccessiva. Bene, l'altra questione comunque, premesso che sul piano del verde, Ma si le dico, spera per il sul piano prossimo del verde, anno. parlavo del prossimo anno perché intanto noi ci siamo trovati con un appalto fatto l'anno scorso dal commissario
E poi abbiamo aggiunto, abbiamo dato la possibilità a diverse imprese di lavorare per cercare di accelerare, per fare più passaggi, soprattutto nei parchi gioco. Tenete conto che sono 42 parchi gioco nel comune di Teramo, non sono uno, sono tanti, meritano la 7 giorni perché ci vanno i bambini, non possiamo farli stare in mezzo alle erbacce. Però per il prossimo anno io avrei intenzione di dividere il territorio in 4 zone, di fare poi, mettere proprio sul sito del comune le zone divise, sapere quando si passa a fare lo sfalcio, in modo che cerchiamo di avere un quadro chiaro della situazione, sapere quando andiamo in quel posto più o meno, sapere quando è stato fatto lo sfalcio, cioè cercare di dare un'organizzazione maggiore perché così spesso si rischia di andare un pochettino di qua e di là, e poi non si dà un'idea di organizzazione di lavoro. Quindi questo tipo di intervento migliorato, vero è, questo va detto, che le risorse investite nel verde attualmente sono, rispetto all'anno scorso abbiamo aumentato qualche soldino in più e si vede, però ecco, se immaginiamo che Giulianova, un territorio, un sesto del comune di Teramo, che forse non sarà un sesto, sarà un settimo, sarà un quinto, ma comunque un territorio molto ridotto rispetto a quello di Teramo, e investe 700.000 sul verde, In noi tal senso, ecco, investiamo. la Team, ecco, potrebbe la Teamo Ambiente E il problema sicuramente sì, potrebbe migliorare. la Team, avendo gestito il verde per anni, comunque è Esatto. un'organizzazione maggiore, però la Team davamo 700.000 euro, adesso l'anno scorso abbiamo investito da 300.000 euro, Quindi è ripassare a sempre una coperta 700, corta. la coperta è corta perché secondo me non sarebbe male ridare tutto il lavoro del verde alla Team. Sa Magari benissimo, io ci tengo. gestendola in maniera diversa, anche in maniera più Sì, però oculata. ecco, devo dire che quest'anno già con qualche soldino in più già siamo riusciti a dare, adesso va in giro nel territorio, comincia a vedere. Siamo in ritardo sullo sfalcio delle strade, purtroppo Ecco. noi abbiamo 800 km di strada a livello di territorio comunale, quindi diventa difficile essere veloci e rapidi, ecco perché dicevo le 4 zone, perché a quel punto ogni impresa prenderà una zona e a quel punto si riesce a dare una risposta più sicura, rapida e veloce, e avere un quadro della situazione più chiara. Quindi questa è l'intenzione, ottimizzare l'intervento sul verde, magari aumentando di qualcosina gli importi diciamo, gli investimenti su questo tipo, perché secondo me il decoro del verde è importantissimo, forse è No, prioritario lei su ci tutto. tiene tantissimo, assolutamente, sul decoro, una battaglia del programma, tra Ma l'altro, sì, il verde, poi, ecco, come dicevo, dell'amministrazione mi d'Alberto. piacerebbe rivedere qualche fiore. Tra l'altro, adesso voglio organizzare, porterò a termine anche un regolamento, ma le difficoltà proprio per via dei dipendenti che mancano sono tante, anche un regolamento che, siccome abbiamo l'obbligo per legge di mettere a dimora una piantina ogni nascituro, va fatto un regolamento e questo dobbiamo portarlo avanti perché comunque dobbiamo far sì che se nel comune di Teramo nascono 300 bambini, dovremmo mettere a dimora 300 piante. Quindi 300 piante magari dove? Su tutto il territorio, Ah, ma soprattutto in certi ambienti, ma soprattutto cercare anche di coinvolgere poi le questo perché si fa anche scuole. in altri comuni? Sì, ma la norma lo prevede, però va anche regolarizzata questa situazione. Quindi le intenzioni ce ne sono tante di fare bene, l'impegno c'è tanto, poi le difficoltà purtroppo si Potremmo riscontrano. fare una battuta, c'è un calo delle nascite, quindi magari non ne dobbiamo comprare tante di piantine. Beh, vabbè, però alla fine mettere a dimora 200-300 piantine all'anno significa aumentare la qualità del verde, significa mettere piante a Certo, dimora, magari era. piante e Certo, alberi fioriti più selezionati e comunque difendere in qualche modo e tutelare l'ambiente, era perché ovviamente una battuta, però rimanendo in tema di spazi verdi, poi ci sono delle associazioni che stanno cercando di muoversi in tal senso. È nato anche un comitato, per esempio, la stazione, che si è riallacciato un po' al discorso anche vostro di qualche tempo fa sull'adozione delle rotonde, l'adozione degli spazi verdi. Loro, per esempio, vorrebbero muoversi in tal senso, per la cura del loro quartiere e della loro zona. Ecco, come sta? Non so ma se magari li ha ascoltati, se vanno avanti questi è stata la mia discorsi. Anche battaglia dall'inizio. Io dico, se vogliamo vedere perché si fa anche altrove, in tante dei città in quartieri Italia. e delle, diciamo, dei quartieri e dei spazi verdi curati, sarebbe, per le risorse che abbiamo a disposizione, l'unica strada da seguire è quello di intanto l'adozione e la sponsorizzazione delle rotonde di spazi verdi, che ci sono tantissime richieste di imprese
che sono pronte a adottare e a sponsorizzare delle rotonde. Loro mettono una specie di... Io ho preparato già il regolamento, poi però c'è stato... La volevano fare a livello di maggioranza in un contesto più generale di sponsorizzazione, si è perso del tempo, ma obiettivamente nel giro di qualche mese porterò avanti questa procedura, quindi si potrà sponsorizzare ovviamente rispettando il codice civile, perché è molto ferreo in questa materia. Ma cosa fanno una volta che adottano queste rotonde? Più ad adottare si parla di sponsorizzazione, il comune di Teramo vanno messe targhe molto ridotte, è una sponsorizzazione, però lo fanno in tanti comuni, difatti è una pubblicità, però ecco, è fatta in maniera però loro corretta, poi farebbero i lavori... che non va a cozzare con le norme vigenti del codice civile. No, ma però loro poi farebbero i lavori di... Terrebbero ordinate... Di manutenzione. Sì, di manutenzione, adottano la rotonda, si metterà ordinata, curata, con i fiori, esatto. E quindi daremmo anche... Però anche i cittadini, molti cittadini... Ma anche i cittadini possono adottare, quel regolamento prevede sia l'adozione delle rotonde che degli spazi verdi. Dobbiamo andare in quella direzione, perché i cittadini attenti, bravi, corretti, che tengono l'ambiente, ci sono tanti. Noi spesso siamo abituati a vedere quelli cosiddetti cattivi, definiamoli così, quelli che non hanno rispetto all'ambiente, ma ce ne sono altrettanti tanti che vogliono bene all'ambiente, vogliono rendersi partecipe per cercare di migliorare la qualità del loro ambiente. Ma a che punto è questo regolamento? Veramente è pronto, l'ho detto, l'ho portato in riunione di maggioranza, qualcuno lo voleva inserire in un unico contesto di sponsorizzazione generale, però adesso se si fa tutto è bene, se no io lo riporterò, lo proporrò, perché sono io l'assessore al decoro, all'ambiente, quindi al patrimonio. A stretto giro. Quindi il regolamento è pronto, ci abbiamo lavorato, a settembre sicuramente lo approveremo, perché ripeto, sono già tante le delle imprese che mi hanno contattato proprio perché vogliono adottare queste rotonde, renderle più belle. È il biglietto di visita all'ingresso di una città, tra l'altro ci siamo trovati a dover gestire anche rotonde che prima erano gestite dall'ANAS, tipo la rotonda di Piano Daccio lì dell'ingresso al centro commerciale, che quindi a noi ci comporta un impegno, una spesa, un impegno, e quindi stiamo andando in quella direzione. Sul verde dobbiamo migliorare, dobbiamo adottare tutte le strategie affinché veramente possiamo avere un risultato ottimale e ridare decoro dal punto di vista del verde alla nostra città. E sulle buche e gli asfalti, intanto la variazione di bilancio, nella variazione di bilancio qualche soldino per le frazioni potrebbe uscire. Ma guardi, noi abbiamo assunto, soprattutto io ho assunto un impegno ben preciso, cioè di fare 1,3 milioni di asfalti, lo ritengo il minimo indispensabile. Abbiamo predisposto 1 milione di asfalti, quello per Teramo a breve porteremo all'attenzione dei mass media, dei cittadini. Però i lavori non potranno partire prima di Ferragosto. Su Teramo, la difficoltà che adesso stiamo cercando di aggirare e di trovare soluzioni è quella che avevamo una devoluzione di mutui di 1.500, erano 800 per il Comune di Teramo e 500 per le frazioni. Questo lo sappiamo. C'è stato un intoppo sul 500 per le frazioni, perché lì ci voleva l'ok della parte della Regione, che era parte attiva di quel mutuo. La Regione non ci ha detto di no, ma ha detto che le possiamo utilizzare una volta rendicontate e controllate in maniera perfetta per la messa in sicurezza delle scuole. Quindi sono somme che potremmo utilizzare una volta rendicontate e verificate. Adesso ci stiamo attivando seguendo altre strade per rimediare quelle somme, perché abbiamo assunto un impegno. Io mi auguro ci sto mettendo tutto l'impegno possibile per ottemperare quella promessa di intervento che io ritengo urgentissima, soprattutto in alcune frazioni dove veramente le strade sono impercorribili. Parliamo, tanto per far citare qualche nome, parliamo dei casi più eclatanti, quale San Pietro all'Acum, quale Sardinara, Villa Turri. Ma questa polemica con Cavuccio. La provincia? No, la provincia, guardate, non c'è stata polemica, è quella una falsa polemica secondo me. Io oggi sono stato in provincia proprio per sincerarmi, ma conoscendo i soggetti che stanno in provincia, conoscendo il presidente, conoscendo il dirigente Crescia, l'assessore, è stata chiarita la questione. Hanno fatto un tratto di asfalto magari che ricadesse sul territorio di Torricello, ma solo perché c'era stato un attraversamento dell'Enel e quindi doveva rifare il mando d'asfalto. Hanno trovato una soluzione per rifare tutto il mando. Mi hanno assicurato comunque che il tratto di
Ponte Vezzola, su cui io facevo leva molto perché è un tratto che non ho potuto inserire nel piano asfalti, Non veramente faranno. ridotto male, che un tratto lo faranno e quindi è una buona notizia per chi risiede lì perché veramente quella strada in mezzo alle abitazioni crea disagi, polvere e quant'altro e quindi il rumore dei mezzi che lo attraversano, lì ci passano mezzi pesanti, ci passano tutti i pullman e balture. Quindi mi hanno assicurato che quel tratto, un tratto sarà oggetto di intervento dal punto di vista degli asfalti e quindi una buona notizia, quindi non c'è nulla da parte della provincia, non c'è questo, diciamo, modo di fare tratti di asfalti cercando di danneggiare il comitato, assolutamente no. L'abbiamo detto comunque, per le frazioni può essere, insomma, con questa variazione di bilancio che si riesca, visto che è stata inserita anche la vendita, se non sbaglio, di Beh, quella è una un'area a soluzione che Viale dovrebbe, Bovio. sì. Abbiamo deliberato ieri, proprio come dicevo, stiamo trovando soluzioni alternative Certo. perché io ci tengo tanto a mantenere quell'impegno, ma soprattutto perché c'è una necessità vera. E quindi intanto abbiamo deliberato proprio l'alienazione di quell'area edificabile che è andato 2 volte a gara, ma nessuno l'ha acquistato, quindi adesso deve andare per la terza volta a gara con un ribasso del 20%, a Certo. quel prezzo che l'abbiamo già messo in gara l'ultima volta, faremo un avviso di gara a trattativa privata, chi parteciperà può trasformare prendendosi quell'area in asfalto e quindi proprio per andare a investire su alcuni Intanto territori. però, questa è già notizia uscita, intanto però, mentre arrivano telefonate ovviamente all'assessore che è sempre super impegnato, io la capisco, è H24 con la situazione, almeno riusciamo ancora a dormire però, Oddio, ma adesso fa caldo, si dorme un qualche po' poco. ora di sonno ce la concediamo perché credo che io e lei abbiamo gli stessi ritmi, cominciamo dalle 6 la mattina e Eh sì, finiamo è la vero, sera a è vero. mezzanotte, ma va bene, qualcuno un giorno ce ne renderà merito, o forse no, ma non va bene lo stesso, a noi ci piace lavorare così. E la gente però vuole sapere quando partiranno gli asfalti in centro storico, visto che adesso si partirà dal centro storico, da Viale Cruciale, abbiamo detto, da Via del Castello, poi tutto il Ma resto, le guardi, vie. Perché Ferragosto è arrivato, quindi ormai è chiaro che partiremo dopo. Si rischia poi che comincino le piogge e poi riparta la Ma scuola. guarda, io mi auguro che veramente per Teramo si possa partire 20, 25 agosto, fine agosto, primi di settembre. Sulle frazioni, oddio, intanto se va in porto quella permuta del terreno, secondo me lì magari i tempi si potranno accelerare perché diventa una trattativa privata. Però purtroppo la burocrazia è quella che, tra l'altro, sono pervenute 72 domande. Io sapevo 70, ma sono 70, sono 72. 72. 72 domande di richiesta di partecipazione a gara, quindi come vede, solo per esaminare le domande, a verificare i Vabbè, requisiti, però. e adesso si è dovuto chiedere qualche integrazione, sa benissimo che hanno fatto un avviso pubblico che purtroppo l'abbiamo dovuto rifare, riportare indietro, rivederlo, perché con la sblocca cantiere andava a modificare le norme e quindi è stato rifatto l'avviso pubblico. La burocrazia non è diminuita, come dicevo prima, è aumentata, quindi a volte un'immagine. Sa benissimo che io avevo detto su questa emittente l'intenzione di creare una squadra per chiudere le buche, di assumere 3 operai Certo. interinali. Ad oggi mi è stato detto, dopo i vari peripezie, che prima bisogna aprire il privangio, poi il piano economico finanziario, Quindi poi la il task giorno. force delle buche, Praticamente non su. con la mancanza di dipendenti mi è stato detto che prima di ottobre questi operai si potevano assumere, tant'è vero che ho rinunciato. E adesso quelle 40.000 euro destinate per l'attivazione proprio di un gruppo di lavoro di questi operai, soprattutto per fare un gruppo di lavoro, una task force per quanto riguarda le buche, chiudere in maniera professionale, sarà rimandata al prossimo anno quelle 40.000 euro destinate all'assunzione di 3 addetti al lavoro interinale, li investirò sugli asfalti, quindi cercando proprio di Quindi, arrivare a quella somma che abbiamo sempre detto di 500.000 per le beh, frazioni. 40.000 euro che rientrano per gli asfalti da una parte ci può far piacere, peccato per la task force delle buche Va bene, però che sì. c'era Beh, piaciuta pure come idea. l'idea, ripeto, c'è tutta, l'impegno c'è tutto, poi però tra il dire e fare, lo dico sempre, ci passa il mare. Sì, però questa benedetta burocrazia Però ne adesso il parliamo da prossimo mesi, anno però. dovremmo passare proprio all'assunzione di 4 addetti a 26 o 24 ore e quindi cercheremo di demandare poi a loro questo compito di chiudere le buche in maniera professionale, di fare un gruppo di lavoro.
che possa veramente fare un lavoro attento, che Certo. possa durare, perché sennò si rischia di buttare quell'asfalto a freddo che è un costo non indifferente, così per nulla. Un altro progetto che lei aveva intenzione di portare avanti era l'albo del volontariato. A che punto si trova? Albo Allora, del lo stiamo volontariato, che preparando, è sì. un'altra, diciamo, di quelle idee che poi in realtà si copiano, nel senso che poi negli altri comuni d'Italia Beh, già in alcuni comuni esistono. del nord Ma esistono, anche è credo, abbastanza complesso forse anche com'è. in provincia, Beh, a in provincia Castelli, credo che ci no, a siano. Castelli, a Castel Castagna è stato fatto questo C'è un tentativo. C'è un comune volontario, c'è un solo volontario, però c'è, che non c'entra diciamo. niente, nulla col baratto amministrativo. No, non c'entra nulla. Il baratto amministrativo è qualcos'altro. Sul baratto amministrativo mi consenta di dire che è una cosa bellissima, ma il problema nessuno si rende conto, perché chi non vive direttamente la vita amministrativa, che poi comunque è una bellissima idea, ma nel realizzarla poi ci vogliono gli addetti, perché bisogna fare Sì. richiesta, bisogna poi qualcuno che vada a verificare il lavoro svolto, quantificarlo, poi l'ufficio regionale deve comunicare, insomma, c'è una procedura amministrativa che richiede un impegno degli addetti. Quindi è più Se, semplice creare l'albo del dal problema è volontariato? qualcosa di... No, lì si tratta che chi lavora poi va a sgravare sulle tasse, quindi una bellissima idea, ma secondo me di difficile realizzazione, ne Cioè, vedremo se io poi. lavoro vado a pulire Sì, via Capuani, per sì. esempio, mi si Dico, si sgrava sulle stabilisce il tasse? costo e tutto, e poi vado, chiedo sulle tasse che devo pagare sulla TIA, sulle tasse, si può sgravare. Ma le sembra che sia un percorso facile dal punto di vista amministrativo, o richiede un impegno da parte di addetti, un comune che non ha più addetti, che c'ha, se no 240 adesso con gli ultimi pensionamenti, arriverà a 240, 240, quindi io la vedo Sì, dura. però comunque non riusciamo, cioè alla fine il cittadino, io capisco tutto, però poi non si rende conto, dice, ma allora che ci sono? Quanti assessori? 5, 6, quanti consiglieri E ne comunali? siamo pochi di assessori, veramente ne 30, siamo, ci siamo 32, ridotti lo stipendio, e 33, ne siamo pochi siete rispetto. più Beh, consiglieri io... che alla fine addetti all'interno tra dirigenti e È un amministratori e problema, l'ho detto quindi. all'inizio, è il problema dei problemi, Ma andiamo a perché... lavorare i consiglieri. Quindi è il problema dei problemi, perché ecco, adesso sul baratto amministrativo sarò curioso di No, vedere però come sul andrà a serio, a finire. parte le Sul battute. volontariato è diverso, il volontariato è colui che, se è un albo, dice: io voglio dedicare 5 ore al mese, 10 ore al mese per la Sì, mia colletta, per il mio comune. però Si fa un'assicurazione, ovviamente, e dice qual è la sua attenzione, su quale, di cosa si Assessore, vuole occupare. questo l'abbiamo Perché capito, però sono che venuti in tanti, per tempistica. esempio, che dicevano che vogliono fare volontariato all'attenzione a curare la villa. Ma io credo che ci siano tantissime associazioni a Teramo che vorrebbero darsi da fare, come sono i ragazzi che vogliono il sabato e la domenica, ma non solo loro, ripeto, Ma anche tante guarda, io associazioni. ecco, su questo voglio cogliere l'occasione. Pulire, Sapesse quanti andare a giovani mi hanno sistemare. avvicinato, Esatto. forse qualcuno ha un po', diciamo, tergiversato sul fatto che spesso mi vedono raccogliere rifiuti, ma io dico che quello che serviva e che è servito è che attraverso l'esempio si educa a usare certi comportamenti. Devo dire che sono tantissimi giovani che mi telefonano, che mi incontrano per strada e mi danno il loro numero, dando la loro disponibilità per poter contribuire in caso di raccolta rifiuti. Spero a settembre di fare una grossa raccolta rifiuti su gran parte del territorio, che mettendo insieme tutte queste associazioni che nel tempo hanno collaborato con la raccolta rifiuti, tutti quei giovani che mi telefonano, che mi hanno lasciato il loro numero, ecco, insieme di poter Certo. essere sempre di più a voler un ambiente rispettoso, un ambiente che merita la massima attenzione, e cercare di curare il decoro, quindi essere in tanti e magari diventare anche vigilanti sugli altri, vigilare sugli altri affinché si migliorino i comportamenti nei confronti dell'ambiente. Senta, non abbiamo toccato altri due temi importanti per le sue idee, che sicuramente la gestione del canile. Perché poi c'è anche una campagna che lei sta cercando che vuole promuovere in questi giorni, però un attimo sulla gestione del canile, che adesso è passato a Castelbasso, Sì, se non canile, come le sbaglio. Si sa, sta adesso, risparmiando, il comune sta no, adesso risparmiando, purtroppo si doveva risparmiare, invece però non si è risparmiato c'è più. stato con un decreto prefettizio ci hanno trasferito d'obbligo i cani di Gattia, e quindi è aumentato il numero dei cani, e quindi quel risparmio che dovevamo mettere
diciamo, in cantina alla fine non ci sarà, anzi forse aumenteranno pure di qualcosina i costi perché Perché ci sono più ci cani? siamo trovati a gestire 60-70 cani in più. No, Qualche aspetti però, ultimo un lavoro, attimo i sì. numeri, cioè quel canile può gestire 70 cani, 66 cani più 67 10 cani. ricoveri, 10 ricoveri. Adesso quanti ce ne sono? Ma si sta ultimando il trasferimento, ce ne saranno qualcuno in più, parliamo di numeri di 5, Non lei ha 6, detto 7. 60 in più? No. No, no, 60 abbiamo dovuto prelevarli quindi con un costo maggiore per l'amministrazione comunale. Io colgo l'occasione per invitare i cittadini, adesso porteremo avanti una campagna pubblicitaria intanto sul non abbandono dei cani, perché è un atto veramente ignobile abbandonare il periodo delle ferie. L'animale che ti è stato vicino, che ti è vicino, è veramente un atto bruttissimo, quindi ci sarà l'invito proprio, una campagna pubblicitaria, invitare i cittadini, i proprietari dei cani a non abbandonare in questo periodo di ferie i loro animali e nello stesso tempo inviteremo all'adozione, perché giù al canile Carapollo ci sono dei bellissimi cani, quindi invece Certo. di acquistare un cane, invece cercare di promuovere l'adozione, magari poi dovremmo nel tempo studiare anche qualche soluzione per incentivare questa adozione, magari per fare qualche sgravio, per dare qualche incentivo affinché si riduca il numero dei cani, raggiungendo due obiettivi. Da un lato il cane che ha una qualità di vita sicuramente migliore che stare rinchiuso in un canile e dall'altro lato risparmi per il Quando comune. partirà la campagna? Purtroppo i manifesti abbiamo gli spazi liberi il 5, quindi probabilmente faremo una conferenza stampa il 2-3 di agosto. Quindi, E ci tengo tanto, insomma, a soprattutto breve perché, comunque. ripeto, sull'abbandono è una cosa molto brutta. Io non ho un cane, l'ho avuto, quindi però posso capire che è un atto veramente brutto quello di abbandonare un cane. E quindi dobbiamo mettere al centro per un attimo, per qualche giorno, questo problema Certo. e soprattutto poi cogliere l'occasione di invitare tutti all'adozione di un cane, andare a Garapollo. Abbiamo messo un numero di telefono, c'è una addetta che è pronta sempre a rispondere e a cercare di promuovere, di incentivare l'adozione di un animale. Certo, adottate un cane sicuramente è una bellissima iniziativa, però rimanendo in tema di canile, quindi questa gestione adesso un po' con l'aumento dei cani e quindi l'aumento del costo, nel frattempo che si fa? Va avanti Adesso quella è un'adozione, abbiamo un No, dico affidamento la stesura del temporaneo. bando, Sì, la siccome è un pare. bando abbastanza complesso perché c'è di mezzo anche la gestione di Carapollo, però stiamo preparando il bando, ovviamente no, va fatto il bando, anche perché ci potrebbe anche consentire di avere un risparmio Prima di dicembre ulteriore. sarà impossibile. Mi auguro che per quel periodo possa essere Ah, fatto. ecco, quindi Torniamo forse sempre al discorso se però, lo del numero auguro a degli addetti, dicembre. perché chi si occupa di questa problematica si occupa di tante problematiche. La dottoressa Tazza, abbiamo un ingegnere che fa bravissima, che veramente dedica con massima attenzione, si dedica al suo lavoro con la massima attenzione, Ma Cafà che però impazzisce perché deve stare su più fronti, quindi beh, sì, la più fronti, salutiamo anche se magari ci sta sì. seguendo, visto. Veramente un impiegato ingegnere di grande qualità e di Quindi grande la speranza è per dicembre, ma probabilmente non ce la faremo impegno. Io neanche mi a auguro di sì. dicembre. E canile, vabbè, abbiamo questi cani in più che però sono insomma gestibili per il momento. Dobbiamo No, non preoccuparci? ci dobbiamo No, preoccupare, no, no, vabbè. no. Sono stato proprio l'altro ieri a fare un controllo, ogni tanto vado anche per verificare, insomma, ho tante deleghe, ma siccome c'è una delega, quindi Beh. mi sento il dovere di impegnarmi. Quando uno ha una delega di qualcosa, non può. Qualcuno mi ha accusato che pensavo troppo al parco fluviale, io ricordavo, guardate, che c'è una delega per il parco fluviale, quindi devo dare delle attenzioni anche al parco fluviale, che in alcuni punti adesso è ben curato, c'è tanto da fare, ci vorrebbero risorse per mettere a posto le staccionate, una maggiore cura del verde, però speriamo, anche lì dobbiamo capire in quella strada, quale direzione prendere, perché darle una cooperativa di tipo B nella gestione, oppure immaginare di fare questo famoso bando di adottare un tratto del parco fluviale, dando l'opportunità di svolgere qualche attività. Certo, con l'adozione Quindi degli spazi dobbiamo verdi. muoverci, ecco, le difficoltà sono sempre perché portare avanti le procedure significa preparare dei bandi, dei progetti, ci vuole personale, tanto personale e quello manca e quindi le intenzioni di fare bene sono tante, ma poi si riscontra spesso con una realtà Bisogna difficile avere pazienza. perché poi ecco, le deleghe sono tante, i dipendenti sono pochi. Senta, sulla villa comunale, recentemente, non la vedrò più però nella villa comunale.
Lì abbiamo risolto il problema di aperture e chiusure, troveremo un No, lì custode. ancora, prima l'ho fatto io per qualche mese, Adesso adesso lo non sta più. facendo come volontario un geometra del comune, che è una persona bravissima, perché spesso parliamo male dei dipendenti comunali, però magari per uno che non va bene il suo dovere, poi ce ne sono altri tanti che fanno benissimo il loro lavoro, ecco, questo è uno che volontariamente va a chiudere, aprire la villa, l'ho fatto io per 3 mesi, è un luogo importante e non possiamo lasciarlo aperto, va trovata una soluzione. Devo dire che alla villa dobbiamo dare la massima attenzione perché è un luogo importante. Abbiamo riportato i bambini nella villa, quello era l'obiettivo. Spesso mi definiscono assessore dei cigni, ma io ripeto, sono felice di questo, non mi offendo, anzi. No, ma io una notizia gliela do io, perché lei chiude la villa, lei apre e chiude la villa, ovviamente per motivi di sicurezza legati, insomma, agli animali, anche per motivi di ordine pubblico, perché magari la notte potrebbero entrare e poi ritrovarsi il giorno dopo tutto, diciamo, devastato. Vabbè, questo è un problema di sicurezza. Ma ho scoperto che la villa, perdona, mi hanno detto che è praticamente in caso di emergenza è il luogo, è tra i luoghi più sicuri a Teramo. In caso di emergenza sisma o Beh in sì, caso è di. un luogo sotto questo aspetto abbastanza sicuro. Devo dire che Quindi cerchiamo di tenerla aperta magari. assolutamente, vabbè, c'è sempre qualcuno che può essere dalla disponibilità per l'apertura. È un luogo importante e lo è tornato ad essere il luogo dei bambini, dei nonni e quindi abbiamo tirato fuori chi ci stava prima, che erano soggetti poco edificanti e Raccomandabili. quindi adesso veramente si è raggiunto l'obiettivo, va curata anche lì. Adesso speriamo di poter dare in affidamento all'Ordine degli Agronomi la gestione, un censimento del verde e soprattutto fare un summit sulla villa comunale perché secondo me ha bisogno di intervento di potatura e deve essere fatto da personale qualificato dal punto di vista sia Certo. dell'indicazione di chi lo realizza. Quindi speriamo in autunno poi di provvedere a fare una sistemazione del verde per quanto riguarda la villa e iniziare un primo censimento del verde del nostro territorio. Quindi le difficoltà sono tante, le idee ci sono, l'impegno ce n'è tanto e quindi speriamo bene, speriamo di avere la forza di lavorare con impegno, continuo impegno e di poter portare piano piano risultati perché le difficoltà non nascondo. È il periodo peggiore forse per andare a amministrare, ma non solo per l'assessore di Bonaventura, per il sindaco d'Alberto, per gli altri assessori, ma un po' per tutte le amministrazioni sono grosse difficoltà. Le isole ecologiche pure, tra i vari temi, si sono, No, non si sono arenati. Purtroppo i diciamo, tempi sono lunghi. anche Adesso lì. abbiamo un nuovo presidente della TEAM, quindi c'è un rapporto diverso sicuramente. Sono stato proprio, ho avuto un incontro con lui per porre all'attenzione problematiche importanti. Primo quello dei cimiteri, da affrontare con urgenza, perché è impossibile, è inaccettabile che un caro estinto di Frondarola debba venire a essere tumulato a Villa Pavone, al nostro cimitero teramano. Quindi quello dei cimiteri è un problema importante da affrontare con urgenza, problema della segnaletica, problema delle caditoie. Quindi tre temi importanti che, ma molte volte quello delle caditoie e della segnaletica sembra un tema superfluo, non importante, ma invece poi crea tanti problemi, perché a Teramo attualmente manca una segnaletica adeguata, si investe pochissimo sulla vernice e sugli addetti, dobbiamo fare un passo in avanti sotto questo aspetto. E soprattutto dobbiamo impegnare due addetti fissi facendo un censimento di tutte le caditoie, perché le caditoie non tenute pulite poi creano problemi e danni ulteriori, non solo per tutto il territorio, ma anche per i cittadini privati. Bene, grazie all'assessore Valdo di Bonaventura per essere stato con noi questa mattina, grazie ancora. Bene, Grazie a lei che mi ha dato questa opportunità e un saluto, buongiorno a tutti i cittadini che ci bene, hanno ascoltato. anche noi salutiamo i cittadini, una buona giornata a tutti.